Ciao Bimbi, la storia di oggi si intitola Cornelio e l'ha scritta quel signore che ci piace tanto, che ha scritto anche Pezzettino, il bruco misura tutto, l'abbiamo già letti tantissimi dei suoi libri. Vediamo di cosa parla Cornelio. Cornelio, quando le uova si schiusero, i piccoli coccodrilli sguisciarono fuori e iniziarono a zampettare sulla sabbia del fiume. Non Cornelio però. Lui uscì in piedi. Cornelio cresceva alto e forte e raramente si metteva a quattro zampe come fanno i coccodrilli. Vedeva cose che nessun coccodrillo riusciva a vedere. Posso vedere molto al di là dei cespugli, disse una volta. Ma gli altri coccodrilli gli risposero: E allora cosa c'è di speciale di là dai cespugli? Posso vedere i pesci dall'alto, disse un'altra volta Cornelio. E allora? Replicarono gli altri un po' seccati che lui riuscisse a vedere tutte quelle cose. E così un giorno Cornelio se ne andò arrabbiato perché tutti gli rispondevano male. Non aveva fatto molta strada quando incontrò una scimmia. Posso camminare su due zampe, disse orgogliosa la scimmia. Posso vedere anche cose molto lontane, aggiunse. Io posso stare in equilibrio sulla testa, disse la scimmia. Guardate come la guarda Cornelio. E anche appendermi per la coda, aggiunse. Cornelio era davvero sorpreso. Puoi insegnarmi come si fa? Gli chiese. Certo, rispose la scimmia. Tutto quello che ti serve è tanto esercizio e un piccolo aiuto. Cornelio si impegnò e imparò tutti i trucchi della scimmia e la scimmia era felice di aiutarlo. Un bel giorno finalmente riuscì a stare in equilibrio sulla testa e ad appendersi per la coda e tutto orgoglioso tornò a casa sua, al fiume. Guardate, disse, riesco a stare in equilibrio sulla testa. E allora fu tutto quello che gli risposero gli altri coccodrilli. Posso anche appendermi a testa in giù per la coda, disse Cornelio, ma gli altri si limitarono ad aggrottare la fronte, così, e a dire, E allora? Deluso e arrabbiato, Cornelio decise di tornare dalla scimmia, ma mentre si allontanava, guardò indietro e cosa vide? Altri coccodrilli che provavano ad aiutarsi l'un l'altro per mettersi in equilibrio sulla testa ed appendersi per la coda. Cornelio sorrise. La vita sulla riva del fiume non sarebbe più stata la stessa. Cosa ci insegna questa storia? Questa storia ci insegna che quando non sappiamo qualcosa, ma siamo curiosi di impararla, ci dobbiamo far aiutare da chi le sa più di noi, come la scimmia che sapeva stare a testa in giù e ha insegnato a Cornelio a farlo. Quindi farci aiutare e impegnarsi tanto. E non fare come facevano i coccodrilli all'inizio, i suoi amici, che erano solo un po' invidiosi. E non gli dicevano insegnaci, facci vedere come si sta in piedi, no? Loro erano un po' così e gli dicevano e allora come a dire te lo sa fare chi se ne importa e invece sotto sotto volevano imparare anche loro ma non gli volevano dare la soddisfazione di chiedergli aiuto e invece non dobbiamo aver paura di chiedere aiuto e di affidarci a chi ne sa più di noi. Anch'io non so un sacco di cose, infatti le chiedo a chi le sa più di me. L'indovinello di ieri era al collo, ma non la testa. Che cos'è? Qualcuno me l'ha scritto, anzi me l'ha mandato per messaggio vocale. È la bottiglia, bravissimi, era difficile, eh? E oggi proviamo a farne uno un pochino più facile. Allora, vediamo un po'. Non ha il prurito, ma si gratta. Che cos'è? Ve lo dico domani. Ciao, bimbi!